Components, con Components che hanno avuto i punteggi più alti, un 7 proprio nella performance e nell'interpretazione della musica. Straordinari, meravigliosi, Charlène Guignard e Marco Fabbri, questo è un libro incredibile davvero, e in Russia Sochi è andato a un soffio da quello di Nikita Katsalapov e Vittoria Sinizina. Programma che ti lascia veramente senza fiato. Poi c'era qualcosa sul ghiaccio, sì. E ti dico la verità che
a un certo punto ero terrorizzata. Anche perché continuano a passarci attorno, sì, attorno, attorno. E anche Marco non riesce a capire cosa, allora, cosa possa essere, vedi, sembra un, sembra uno scosso. Sembra che... Allora... Infatti anche Marco subito, dice, non so cos'è. Subito sono andato a cercare qualche dettaglio sul vestito di Charlène che no, si potesse essere staccato. Allora ho detto, allora un pezzo di capelli. Hanno fatto un passaggio così vicino che Marco... Però questo è un programma meraviglioso, un programma che regala emozioni, loro regalano emozioni. Davvero penso che non avranno ovviamente alcun problema ad andarsi a confermare per la quarta volta campioni italiani, insomma... ed è stato bello anche essere qui davvero a viverla così da vicino, praticamente sul ghiaccio insieme a Fabrizio Pedrazzini, che già ringrazio per essere stato con noi in questa lunga diretta su Rai Sport Web per raccontarvi questo splendido campionato italiano che ha già sei titoli che avete seguito insieme a noi per quanto riguarda ovviamente la gara maschile, Daniel Grassel, la gara femminile, la Ronaki Gutmann e i meravigliosi campioni italiani nelle coppie d'artistico, Nicole Della Monica, Matteo Guarise, davvero straordinari, direi, come straordinaria la coppia della danza che stiamo guardando insieme. Charlène e Marco aprono con questa meravigliosa trottola, velocissima, precisissima, e quello che è impressionante da parte loro è la qualità e la consistenza con cui eseguono gli elementi. Hanno poi avuto, mi viene spesso piacere ricordarlo, che loro si erano prefissati, dopo essere stati riconosciuti come una coppia molto solida tecnicamente, hanno detto: noi adesso però vogliamo iniziare a crescere. Non so se ti ricordi quel meraviglioso libro delle farfalle sulla musica dei Muse e poi Schindler List, e da lì hanno iniziato a crescere in continuazione per quello che riguarda l'aspetto artistico, e questo è il risultato. Questo è uno dei loro elementi favolosi, il Twizzle, dove sembrano due gocce d'acqua. E intanto per la danza junior lo ricordiamo, i campioni Nicole Calderari e Marco Cilli, quindi insomma vi dovevo l'ultimo titolo che era stato assegnato, mentre noi stiamo veramente, ci stiamo godendo questi replay, sì, perché veramente sono chiamate strepitose, è una coppia, guarda, cioè chiamate tutti i livelli, sì, altissimi, tutti i livello 4, per cui ma l'intensità, non c'è niente da dire, veramente. No, qua dovrebbe essere la rincorsa di questo meraviglioso sollevamento, che è una combinazione di un sollevamento stationary, vedete che sono sul posto e Marco sta scivolando, sta girando su un piede per poi iniziare a intraprendere le varie rotazioni e concludere così ed eseguire così il rotational lift. È impressionante vedere come da fermo, semplicemente continuando a girare, da a prendere velocità e inizia a scivolare tantissimo sul ghiaccio. L'intensità, la parte della choreo step. E allora noi aspettiamo il punteggio per andare a definire il podio. Intanto io ringrazio davvero la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, ringrazio Alessandra Rotondi e ringrazio voi per averci seguito. Questo è il punteggio: 221,51, 132,27, 74,77 per gli elementi tecnici, 57,50 per quanto riguarda i components. Ma loro oramai sono veramente una coppia lanciatissima, straordinaria, i nostri campioni italiani. Dunque Charlène Guignard e Marco Fabbri, Carolina Moschini, Francesco.